Le stelle non sono tutte uguali. Ce ne sono alcune speciali. Io le so riconoscere, perché mio nonno mi ha insegnato un segreto. Quelle che non tremolano non sono stelle, ma pianeti. Quelle più luminose sono quelle che tremano di più, perché sono le più grandi, quelle speciali, come mio nonno, che nonostante il suo tremore mi insegna tutto dalla vita. Non devi essere un supereroe per vivere con il Parkinson, e questo è il messaggio dello spot di sensibilizzazione che è stato scelto come primo classificato fra i 70 giunti dalla community di filmmaker da 8 paesi del mondo per il Parkinson Play, un'iniziativa ideata da Accademia Limpedismov in partnership con ABIVI per la giornata nazionale del Parkinson. Nel nostro paese oltre 250.000 persone convivono con la patologia, pur essendo ancora in età lavorativa, e ovviamente con la conseguenza di innumerevoli difficoltà per loro e per le loro famiglie e per chi se ne prende cura. L'evento Parkinson Play è un evento che nasce da una collaborazione tra l'Accademia Limpedismov, che è la società scientifica che si occupa, diciamo, di coordinare la parte italiana dei medici che si occupano dei disordini del movimento, in particolare dei malattie di Parkinson, e l'ABIVI, che è una ditta, una casa farmaceutica che ha molto investito per quanto riguarda le terapie avanzate in questa malattia. E lo scopo di questa organizzazione è soprattutto quello di riuscire a dare un'immagine più realistica della malattia di Parkinson e anche in un certo senso più positiva. Quindi si è pensato di rivolgersi a nuove metodologie, a nuovi media, e è stato fatto un bando nel quale abbiamo chiesto a tutti i videomaker italiani e anche internazionali di proporci in 30 secondi delle immagini che avessero a che vedere con l'immagine positiva di questa malattia. Non più lo stigma di una malattia che colpisce solo il grande anziano, caratterizzata da una persona, diciamo, fortemente disabilitata dal punto di vista motorio, ma quello che vediamo nei nostri ambulatori, cioè un'età media ancora giovane di pazienti che hanno ancora una forte attività lavorativa e familiare e cui dobbiamo occuparci per dargli la miglior qualità di vita possibile. Bene, abbiamo avuto un successo anche, devo dire, oltre quello sperato. Abbiamo ottenuto veramente decine e decine di video ed è stato difficile poi scegliere quelli che oggi vedremo presentare come i vincitori, che poi potranno essere visti anche sul nostro sito dell'Accademia Limpe. Bene, io penso che abbiamo raggiunto abbastanza questo obiettivo. Penso che questa collaborazione che stiamo portando avanti non solo con le case farmaceutiche, ma soprattutto con le associazioni pazienti, con le loro, diciamo, organizzazioni più nazionali oltre che locali, riescono a dare l'idea di come la nostra società non voglia solo occuparsi di problemi prettamente scientifici, che costituiscono per esempio gli argomenti principali che tratteremo nel prossimo congresso nazionale che si svolgerà a Verona in maggio, ma anche di quelle delle humanities, come si dice in inglese, cioè di quelle diciamo collaborazioni assieme ai pazienti per capire meglio quali sono i loro bisogni e anche per dargli una risposta più efficace e quindi farci sentire, diciamo, meno al di là di quella che è la scrivania del nostro ambulatorio, essere più a fianco del paziente. E penso che queste iniziative abbiano un impatto non solo sui pazienti stessi, ma anche e soprattutto sull'opinione pubblica, perché è bene che di questa malattia, che è così frequente, ricordo che è la seconda malattia neurodegenerativa che colpisce la nostra popolazione, che parliamo di migliaia e migliaia di pazienti, quindi molte delle famiglie sono in qualche modo coinvolte nella gestione di uno di questi pazienti. Penso che anche a questa fascia della popolazione sia molto interessante capire che avere la malattia di Parkinson non vuol dire avere una definitivamente brutta malattia progressiva, ma avere una malattia con la quale si può lottare, e si può lottare anche con quell'ottimismo che esce dai nostri film. La giornata nazionale del Parkinson serve innanzitutto a far conoscere meglio la patologia, ma anche a rassicurare, perché la ricerca continua permette di poter disporre di nuove opzioni terapeutiche.
Oggi questa conferenza stampa è molto importante perché è una conferenza di preparazione a quella che sarà la giornata nazionale Parkinson il 26 novembre. Ormai è una consuetudine questa giornata nazionale, che è davvero un'iniziativa importante su tutto il territorio nazionale, che vede la partecipazione di moltissimi centri neurologici che si occupano di malattia di Parkinson. Quindi una giornata che serve per sensibilizzare, per far conoscere meglio questa patologia. Una malattia che per fortuna può essere curata perché abbiamo tanti farmaci. Quindi i messaggi che vogliamo dare è che è una malattia rilevante dal punto di vista sociale, rilevante dal punto di vista clinico, può dare una disabilità importante per il paziente e anche per la sua famiglia. E l'altro messaggio positivo è che la ricerca è molto molto attiva. Oggi si sta indagando moltissimo sulle cause della malattia. Quando conosceremo le cause potremo avere dei farmaci che agiscono sulle cause, quindi ci potrà essere la speranza di curare definitivamente questa malattia. Quindi la ricerca è davvero fondamentale, sia per quanto riguarda le cause che per quanto riguarda nuovi farmaci, nuove cure, nuovi trattamenti terapeutici. E quindi questo bisogno, diciamo, di ricercare, di sperimentare, di lavorare continuamente da parte nostra come medici è davvero fondamentale per migliorare la qualità di vita dei pazienti. I continui studi sul Parkinson stanno portando a nuove prospettive di cura, addirittura sino all'uso di vaccini e a terapie con anticorpi. Negli ultimi anni numerosi studi hanno dimostrato come la malattia di Parkinson sia caratterizzata sostanzialmente da un accumulo di sostanze proteiche, accumulo di una sostanza proteica in particolare che si chiama sinucleina, che diventa tossica e fa soffrire i neuroni. Questo è il dato importante e gli studi nazionali e internazionali sono tutti rivolti a cercare di capire i meccanismi alla base di questo accumulo. La cosa importante è che si comincia a intravedere una terapia importante per la malattia di Parkinson stessa, che potrebbe consistere nel evitare l'accumulo di questa sostanza proteica o nel cercare praticamente di eliminare più rapidamente possibile la proteina stessa che si è accumulata. E quindi si sta pensando all'ipotesi, e anche sono in realtà in corso studi sull'uso di vaccini e sull'uso anche di terapia con anticorpi diretti verso la proteina che si accumula nel nostro cervello e che è quindi responsabile della malattia stessa. Le prospettive sono decisamente buone e questo è un premio per tutta la ricerca che in questi ultimi anni si è dedicata con molta intensità al capire le cause della malattia di Parkinson, che sappiamo essere una malattia con una ricaduta sociale piuttosto rilevante. Si pensa che ci siano 200-300 mila persone in Italia affette, molti anche giovani, circa un 10% con un esordio in età giovanile, quindi una malattia con un notevole ricaduta sociale. Parkinson Play, un'iniziativa che abbiamo sviluppato insieme all'Impedismov per cercare di aiutare le persone affette da Parkinson e le loro famiglie a uscire da quella che è la situazione di chiusura che normalmente uno vive nel momento in cui viene a conoscenza di avere questo tipo di patologia. Cercare di stimolarli a convincersi che si può fare una vita normale anche se non si è supereroi. Questi video credo che siano il mezzo migliore per convincerli che si può fare tante cose, si possono avere grandi soddisfazioni cercando di vivere una vita normale nonostante quello che la vita ci ha portato. È da sempre impegnato nella campagna di sensibilizzazione per il Parkinson il campione olimpionico Yuri Checchi. Sono molto contento, mi fa piacere continuare questa collaborazione per quanto riguarda la sensibilizzazione e in qualche modo rendere noto che cosa vuol dire vivere con la malattia del Parkinson e cercare in tutti i modi di aiutare queste persone a vivere meglio e a convivere meglio, visto che si può fare con questa patologia. Ho avuto un'esperienza fantastica con alcuni malati, alcuni caregiver di questi malati, dove abbiamo visto che con l'attività motoria si può davvero non solo prevenire ma anche star meglio, non dico curare perché sarebbe un errore, ma star meglio con questa malattia. E quindi con grande piacere, passione ed anche con grande emozione
continuo a dare il contributo a questa grande avventura per far star meglio le persone che sono malate di Parkinson. Tutto qua. E vediamo allora come i filmmaker hanno voluto esprimere con passione la loro interpretazione della sfida che ogni persona con Parkinson deve affrontare per vincere, anche senza essere un supereroe. La nostra vita è luce, come questa fiamma, che da quando è stata accesa non si è mai spenta. È alimentata d'amore, gioia e felicità, ma ha anche vissuto momenti duri, trovando sempre il riparo. Ha mantenuto la forza senza abbattersi e andando avanti ha ritrovato la gioia che la nutre, una fiamma che ha deciso di non smettere mai di ardere e di lottare. Noi siamo così. Riempire fogli enormi di cose che non capivo. A scuola il disegno tecnico mi annoiava, ma segretamente ammiravo la sua rigorosa affidabilità. E così, quasi per caso, mentre tutti quelli che conoscevo smettevano di disegnare, la mia passione diventava un lavoro e io mi sentivo sempre più brava, finché un giorno qualcosa andò storto. Le mie rette non stavano dritte, mi imbrogliavo nelle curve e la mia mano tremava di vergogna. Smisi. Per un po'. Poi capì che non c'era niente di male, ero sempre io, avevo solo cambiato stile, non avevo più paura di sbagliare. La prima volta che l'ho accesa mi sono spaventato. Ho pensato, sarò in grado di domarla. Riuscirò a trasformare questo rombo in musica. Riuscirò a trasformare queste vibrazioni in piacere. E ho pensato a te, papà, che hai trasformato la tua malattia, il tuo tremore, in avventura. Le stelle non sono tutte uguali. Ce ne sono alcune speciali. Io le so riconoscere, perché mio nonno mi ha insegnato un segreto. Quelle che non tremolano non sono stelle, ma pianeti. Quelle più luminose sono quelle che tremano di più, perché sono le più grandi, quelle speciali, come mio nonno, che nonostante il suo tremore mi insegna tutto dalla vita. Tornski.